L'Onato del Garda, per valorizzare le fornaci romane, ha pensato bene di portare direttamente i romani dell'impero romano. Oggi c'è una rievocazione storica, diciamo, perfetto per il contesto, un modo per valorizzare questo sito archeologico che ha tanto da offrire e che ha bisogno di un po' di vita. E devo dire che è una bellissima idea che ha sviluppato l'assessore Musci, in cui concordo pienamente. Noi abbiamo una struttura davvero bellissima. Io ero ancora un giovanissimo amministratore quando, nel fare questa centrale elettrica, è stata scoperta la fornace. Abbiamo contribuito insieme all'Oralene a costruire questo percorso. Successivamente il comune ha investito, anche in collaborazione con la sovrintendenza dei beni monumentali, dei finanziamenti regionali. Abbiamo fatto questa bellissima struttura che può essere fruita con laboratori didattici o meno, e che, come tante bellezze di Donato, sono nascoste, poche le conoscono, e quando qualcuno viene qui, come verranno oggi, scopriranno quale bellezza questa fornace, che è davvero unica, così, diciamo, anche conservata, e in Italia ce ne sono davvero poche con queste caratteristiche. Dicevamo col sindaco un'idea dell'assessore Musci, l'assessore Musci è con noi. Riportare Roma nelle fornaci romane è stata una bella idea, anche perché il sito merita di essere valorizzato e di essere conosciuto più di quello che è adesso, che vediamo i laboratori didattici dove vengono le scuole, però anche i più grandi dovrebbero riscoprirlo. Sì, è per questo che abbiamo creato, com'è nell'ottica romana, poi dopo alla fine, con le celebrazioni che si fanno tutti gli anni, il 21 di aprile, a ricordo del 753 a.C. fondazione di Roma. E mi ha sempre affascinato, personalmente perlomeno, la figura del mausoleo del Pantheon, che il 21 di aprile viene inondato dalla luce del sole nel posto proprio dove l'imperatore doveva apparire per dare il via alle... Noi molto più modestamente abbiamo voluto creare qualcosa di un pochettino spettacolare per la città di Lonato e dare una nuova luce, una luce diversa, e portare a conoscenza la nostra fornace, che nel 1985 poi è stata scoperta e sistemata per tutto il pubblico. È una posizione molto infelice, purtroppo, e allora diamo il via alla conoscenza e alla divulgazione con iniziative spettacolari che possano piacere il più possibile, insomma. Quindi oggi che cosa viene fatto nell'accampamento? Oggi nell'accampamento, prima di tutto, c'è la presentazione proprio della figura del romano gladiatore, del romano servo, del romano schiavo, del gallo, di come si combatteva, di come si viveva, di come si prendevano le decisioni. C'è proprio una giornata dedicata, con un sussiego, una dichiarazione di guerra che comincerà tra qualche minuto, e poi dopo la guerra vera e propria, dopo le varie esercitazioni nell'arco della giornata. È una cosa che pensate di ripetere in futuro? Ci tengo particolarmente, mi piacerebbe proprio che diventasse un appuntamento fisso e da riproporre proprio tutti gli anni. Thank you.